Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente anch'io posso presentarvi la mia primissima challenge. Ok? Fermi. Lo so che in questo momento vi state ammazzando nei commenti dicendo: Boba, vergognati, sei sempre stato il primo a criticare questo sistema becero di video. Perché anche tu? Perché ti stai vendendo il buco del culo? No, fermi. Ok? Non spaventatevi per quanto riguarda queste parole brutte. Challenge, una semplice sfida, diciamo, ma non è che tutte le sfide per forza di cose devono essere brutte, ok? Io oggi voglio fare una sorta di sfida, ma per quanto riguarda il mondo del disegno, ok? Ok, apro una parentesi, ok? Apro una parentesi, lo so che in questo momento tutti state guardando questa cosa qua, questa fasciatura ignobile, ma è una fasciatura ignobile è una punizione, ok? Per essermi fatto male in modo veramente brutto e stupido. Praticamente mi sono tranciato via un pezzettino dell'indice mentre stavo pelando le patate. Sì, con il pelapatate. È veramente ridicola la cosa, lo so, però è successo anche a me. Potrei mettermi a disegnare con il sangue, però purtroppo non sono mancino, quindi vi risparmio questo attacco d'arte, ok? Siete contenti? Sì. Ma torniamo alla nostra sfida di disegno epica finita veramente, non lo sappiamo, vedremo un po' come andrà a finire. Praticamente di cosa si tratta? Devo realizzare un disegno, ok, anzi devo realizzarne tre, uno in 10 minuti, l'altro in un minuto e l'ultimo in 10 secondi. La 10-1-10, lo dice anche il nome, hashtag, wow, come siamo moderni. Il tempo sarà il mio unico ostacolo. Quindi, io prima di iniziare ovviamente mi sono preparato un pochino di materiale proprio per inquadrare più o meno quello che mi dovrà servire nei prossimi 10 minuti e poi 1 minuto e 30 secondi e boh, possiamo anche iniziare. Ovviamente dobbiamo cronometrare, giusto? Cerchiamo un po'. Ho visto fare questa sfida ad un ragazzo youtuber americano e volevo emulare questa cosa. Anch'io mi sono messo a copiare gli americani, finalmente. E lui praticamente in quel video aveva realizzato Batman. Io che faccio? Chi realizzo? Non lo so. Batman? Proviamo a fare Batman. Finalmente, siamo pronti, possiamo iniziare, ok? Avvia! Welcome ladies and gentlemen! Welcome to the Russian Zoo, so please, your dreams never will come true. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ho dovuto velocizzare ovviamente questa parte di 10 minuti, però fidatevi, sono 10 minuti. C'era anche il mio cronometro qua vicino. E come vedete il risultato è questo. Un po' caotico, c'è anche questa chiazza di sangue per dare un po' un effetto pulp, che sembra quasi che sia uscito dal mio dito, però in realtà no. È preso dal botticino di china rossa. Non mi rendevo conto del tempo che passava e pensavo di avere ancora tipo 5 minuti, invece ne ho solamente un paio e ho dovuto improvvisare verso la fine. Ok, però questo è uno schizzo in giro di 10 minuti e mi sembra già abbastanza. Passiamo invece ora alla parte più difficile, che non velocizzerò, perché che cazzo velocizzo a fare un minuto, ok? Riusciamo tutti a digerirlo un minuto di video, giusto? Ok, quindi non perdiamoci in chiacchiere, prendiamo il nostro cronometro, ok? Siamo pronti? Dovrò realizzare sempre il mio Batman, però in un minuto. E qui fanculo la matita. Devo cercare di disegnare col mio pennarello. Non sarà facile. Pronti per questo Batman in un minuto? Lo so, è inquietante guardarlo, però siete pronti? Via! Da dove parto? Ok, partiamo di qua. Guardiamo dall'altra parte lo stesso disegno, cerchiamo di realizzarlo più simile possibile. Ok, no, sono passati 12 secondi, Boban, muoviti. Ah,
Ah, 20 secondi. È difficile. Cioè, io non mi rendo conto, ma in un minuto. Cosa si può fare in un minuto? Non si può fare un cazzo. Cazzo. Dov'è il mio pennello? 48 secondi. 48 secondi e piccolo pennello. Vai. Ho risparmiato un secondo. Fantastico, sono stato un mito. Azzeriamo. Ok, ho realizzato il mio Batman in giro di un minuto. E ora la parte più divertente forse di questo video, e anche la più difficile per me, è quello di realizzare Batman in 10 secondi, e userò il mio pennarellone gigante che mi aiuterà a fare delle linee grossissime e riempire più spazio possibile con il nero, dargli quell'effetto dark che tutti vogliamo, che tutti amiamo del nostro caro Batman. Ok, così parte un'infezione, che questa roba qua. Oddio. Partiamo col nostro Batman in 10 secondi. 3, 2, 1, via! Sette secondi. Finito! Ma è orripilante! Vabbè, in 10 secondi. Ecco qua il risultato finale dei nostri tre Batman. Batman realizzato in 10 minuti, in 1 minuto e 10 secondi. 10-1-10. Il pennarellone magico, ragazzi. Il pennarellone magico. Magico perché se lo sniffi, altro che magia. Finisci nel paese dei balocchi. Ok, amici, aia, comincia a farmi veramente male sto cazzo di dito. Che posso dirvi? Grazie per la vostra attenzione. Questo è stato solamente un piccolo giochetto che ho voluto fare con voi, proprio perché è semplice da fare, veloce, ed è un contenuto in più da presentarvi nel mio canale. Purtroppo ultimamente non ho più tanto tempo da dedicare ai video, perché sto lavorando sul libro illustrato degli spermini alla riscossa. Ragazzi, stanno arrivando, ci sto lavorando duramente. Sarà praticamente un manuale, ok? Con tantissime vignette ironiche sul mondo degli spermini, e sarà molto divertente sia farlo che ovviamente presentarvelo a tutti voi, e non vedo l'ora. Ok, io vi ringrazio per la vostra attenzione, fatemi sapere qua sotto se volete vedere altre sfide con il disegno, con questa nobile arte, ok? Del disegno. E così possiamo magari presentarne altri. Magari mi invento altre cose mie, senza andare a copiare gli americani. Maledetto Boban Pesov che copia gli americani. E comunque niente. Ditemi qual è il vostro preferito. Però devo ammettere che quello al centro mi è piaciuto tantissimo. Cioè, mi piace tantissimo. È il più essenziale, forse il più bello. L'altro è troppo... No, preferisco quello al centro. Personalmente preferisco quello al centro. Provate anche voi, se siete disegnatori, a realizzare una 10-1-10 e taggatemi, magari utilizzando l'hashtag 10-1-10, e non lo so, su Twitter, su Instagram, su Facebook, dappertutto. E sono curioso di vedere le vostre opere. Non per forza dovete andare a realizzare Batman, trovatevi un vostro soggetto, non lo so, potete realizzare anche Joker, per dire, Spider-Man. Vi sfido a realizzare Spider-Man, ok? Con tutti... Sarà molto facile realizzare Spider-Man. Vabbè, ragazzi, grazie mille per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta. Hey.